Ciao a tutte, allora sono le 10:30 di mattina e oggi volevo fare il sugo al ragù e niente, volevo mostrarvelo così vi tengo compagnia e ci teniamo compagnia, insomma. Allora, per ora scongelato al microonde la carne macinata, l'ho appoggiato un attimo qui in padella con dell'olio extravergine e qua c'è un po' di gatino, comunque. Voglio metterci carota, sedano e una di queste cipolle che io le tengo così in questa confezione in modo che si mantengono anche per un paio di settimane. E quindi adesso procedo. Allora, inizio con la carota. Io solitamente utilizzo lo spelapatate perché mi trovo molto comoda. Poi le do una sciacquata e la vado a frullare. Allora, ho tagliato a pezzi la carota, l'ho messa in questo mini frullatore che quando ho poche cose da frullare è veramente comodo. E poi adesso passo al taglio del sedano e della cipolla. La cipolla ho già levato il primo strato di pelle, diciamo. Adesso levo questo perché si è un po' ossidato e vado a levare il pezzo delle radici. E mo spero di tagliarla senza far danni facendo cadere il telefono. E poi vado a metterci anche questo gambo. E questo lo tagliuzzo semplicemente utilizzando le forbici, mentre per la cipolla devo, eccola là, caduto. Tanto è caduto il telefono, comunque per la cipolla prima la divido in due, devo per forza utilizzare il coltello e poi la faccio a pezzi, ma secondo me, dato che muoverò tantissimo il tagliere, ricadrà il telefono, quindi vi faccio vedere direttamente il risultato finale. Allora faccio prima così, questo è il sedano tagliato, questo diciamo è il gambo della cipolla tagliato a pezzettini, la carotina tritata che ho fatto prima e la cipolla tritata, quindi adesso do una mescolata e ci aggiungo il sale e accendo il fuoco. Allora adesso lascio stare un paio di minuti a fuoco vivo, finché non sento che comincia a frizzicare un pochino, dopodiché levo il coperchio, abbasso un pochino il fuoco, do un'altra mescolata con il mestolo e in caso aggiungo un pochino d'acqua e dopodiché aggiungo il sugo. Allora, solitamente prima di aggiungere il sugo mi assicuro che tutto il macinato sia ben cotto, quindi adesso è ancora rosa e aspetto che sia ben cotto, anche leggermente abbrustolito. E dopo questa fase invece vado ad aggiungere il sugo, ecco, quindi adesso qua ci sono ancora dei pezzi non cotti, abbastanza direi, e quindi giro ancora un pochino così. Allora direi che ci siamo, il profumo c'è, la carne si è cotta e adesso non mi resta che aggiungere il sugo. Ultimamente stiamo utilizzando questo qui e devo solo riuscire a stappare la bottiglia e poi lo verso nella padella spengendo il gas, altrimenti esplode tutto. Ok, ho spento il fuoco, adesso devo versare questo sugo che è un po' scomodo perché c'ha l'apertura come se fosse una bottiglia, quindi esce un po' piano piano. Se vi chiedete cosa fa Milù mentre io cucino, praticamente sta lì all'angoletto, lì è un pezzo di carota che è caduto prima, sta lì all'angoletto e mi osserva a debita distanza. E niente, adesso finisco di versare il sugo, utilizzo due mani altrimenti ci metto troppo tempo. Ho versato tutta la bottiglia di sugo e le dosi, ragazzi, io non ve le so dare perché vado sempre un pochino ad occhio, quindi non vi so dire quanto pesava il macinato né la quantità di sugo che ci ho messo, anche se forse la quantità sta scritta sulla bottiglia. Al sugo sono 670 grammi. Il macinato non ne ho idea, però penso sui 200 grammi, forse. Ecco, adesso che è diventato tipo minestrone, finisco bene bene di mescolarlo. Dopodiché vado di nuovo ad accendere il fuoco. Questa volta lo metto non al massimo, non al minimo, ma a metà. Vado a mettere il coperchio e lascio un pochino di aria in modo che evapori un pochino il sugo. E pure qui per i tempi mi regolo a seconda di quanto evapora. E solitamente lo lascio un quarto d'ora, 20 minuti e ogni tanto vado a mescolare.
Solitamente mentre aspetto che si fa il sugo vado a sistemare il caos che ho fatto prima, quindi il frullatore, il tagliere, vari ed eventuali che ho lasciato magari dalla sera prima, la colazione, in modo che quando ho finito di fare il sugo la cucina, diciamo, è pulita. È passata circa un'ora da quando ho iniziato a preparare il ragù e aspettate che spegno un attimo il fuoco. Qui ho aspettato su per giù una ventina di minuti e si sta addensando come potete vedere. E adesso praticamente, dato che comunque la padella rimarrà calda almeno per un'altra ora, spengo il gas e lascio finire di evaporare il sugo senza la fiamma, quindi semplicemente lo lascio così, ci riappoggio il coperchio ma lascio molto più spazio per far uscire il vapore e poi dopo quando è finito il tutto, diciamo, ci vado a levare i pezzettini di sedano che mi danno fastidio, insomma, quindi questo adesso lo metto così. E aspetto un altro pochino. Ok, e fatemi sapere anche voi se amate il ragù, se lo fate in modo diverso, sicuramente lo farete in modo diverso. Io solitamente lo faccio in questo modo. E fatemi sapere anche se volete, se vi piacciono comunque video di questo genere o se volete, non lo so, un video sulla cucina, non ne ho idea. E poi a fine video vi metterò la foto del mio pranzo, quindi se ho deciso di fare o la pasta o gli gnocchi, che ovviamente ce l'ho già congelati, e con questo sugo. Ecco, il mio pranzo alla fine ho deciso di fare gli gnocchi coperti con abbondante parmigiano e nulla, questo qui è il risultato. Ciao a tutte!